Torna di scena il campionato nazionale di Serie B, di conseguenza torna a giocare l'Arezzo Calcio Femminile qui al Laurentini di Pescaiola di Arezzo. Dopo una settimana di riposo la salvezza ormai archiviata a diverse partite, le ragazze Amaranto tornano qua a Pescaiola per il 10° turno di ritorno del campionato nazionale di Serie B, la 23esima giornata complessiva. Un saluto da Riccardo Buffetti e Arezzo TV, quest'oggi contro l'Arezzo arriva il Virtus Padova. Il calcio di Gioffre Dani Baracchi, calcio punizione per l'Arezzo, con Teci che finta la battuta. Teci contro Tosello, attenzione, può essere la svolta questo calcio di rigore. Parte Teci, il destro, traversa, clamorosa traversa di Teci, clamorosa traversa di Teci. Intanto dall'altra parte c'è Cinetto, il passaggio sulla destra verso basso, basso riesce a saltare Teci, attenzione Zeghini. Ancora verso basso, il sinistro, il gol della Virtus Padova al 30° con Basso. Il gol, il destro di Basso arriva direttamente nel primo palo. Zeghini, parte il traversone sulla testa di Baracchi, la palla fuori, clamorosa occasione per l'Arezzo. Sbaglia il passaggio Prosper, attenzione a Verdi che recupera bene la sfera. Baracchi poi il lancio a cercare Mencucci, che riesce ad arrivare, il passaggio per Di Fiore, il destro, parata, che gran parata da parte di Tosello al 7°. Tosello, gran parata. Ancora Verdi verso Baracchi, passaggio verticale per Di Fiore, cerca il dribbling e lo trova Di Fiore, parla sul destro, attenzione a Di Fiore che prova, Tosello mette in corner, ci ha provato Di Fiore dal limite, Tosello para. Spagnolo che va a cercare Basso, posizione regolare, esce Antonelli, bravissima a non colpire Basso, e poi il tiro di Basso e il gol, il 2-0, la doppietta personale da parte di Basso al 43°. Nazarena Griglia, allenatrice dell'Arezzo, quest'oggi una sconfitta per 2-0 contro il Virtus Padova, una partita che però magari segnando il rigore al 15° in primo tempo poteva cambiare anche i rendimenti dell'incontro. Ma può darsi, però penso che oggi la squadra non ha fatto nulla di quello che avevamo preparato, quindi dovremmo analizzare il perché e il per come. Comunque niente, abbiamo giocato credo la peggior partita da quando sono qua io, non c'è niente che mi accomuna quel gioco che hanno espresso le ragazze per quel che si prepara chiaramente durante la settimana, però questo è il calcio, loro sono venuti qua giustamente, temavamo la loro grinta e determinazione perché giustamente lottano per non salvarsi, per salvarsi, e quindi noi un po' siamo state molto confusionarie, lanci lunghi, cosa che non dovevamo fare, l'abbiamo fatta e il risultato credo che è penalizzante, perché penso che poi alla fine il Padova ha fatto due tiri, però per il grinta e l'orgoglio che il Padova ha messo in campo credo che sia anche meritato. E adesso ci sarà il New Team Ferrara e poi dopo l'altra partita in casa contro il Grifo Perugia, il derby, può arrivare l'Arezzo a giocarsi al derby al pari anche col Perugia? Ma guarda, io non lo so, perché non riesco a capire veramente che intenzioni hanno le ragazze, perché cioè, penso che il fatto di essersi salvate non so se gli ha tolto un po' di verve, un po' di anima, però credo che se sono delle professioniste serie, ma professioniste intese giocatrici, atlete, credo che un atleta debba sempre puntare al massimo, e oggi penso che l'Arezzo non è sceso in campo per far questo, e questa è la cosa che mi fa più male. Siamo qui con Mister Di Stasio, allenatore della Virtus Padova, quest'oggi una vittoria di carattere ad Arezzo che porta un passo in più verso la salvezza. Sì, beh, è stata una bella vittoria, la partita lo sapevamo non era facile, l'Arezzo è una bella squadra e oggi forse se avesse segnato quel gol su rigore poteva mettersi sicuramente diversamente, però le ragazze erano preparate, erano pronte, volevano lottare fino in fondo, vogliono salvarsi, quindi hanno messo il cuore in questa partita. Ormai insomma, mancano poche partite, sappiamo dei risultati che sono per quelle sotto di noi e affronteremo anche le ultime partite con la stessa grinta con la quale sono state affrontate quelle di oggi. Insomma.
Ecco, una squadra giovanissima, anche il Virtus Padova, con alcuni ragazzi giovani, importanti anche verso un futuro anche della società. Diciamo una parte di ragazze sono giovani, fra l'altro oggi eravamo contate perché eravamo in 13, perché molti avevano dei problemi. È chiaro che si punta sui giovani perché insomma questo sport che sta cambiando, mutando, devi sicuramente dare un impulso diverso spiegando tecniche e modalità di gioco completamente diverso, che per ormai per chi è tra virgolette stagionato è difficile mettere in atto.